11 marzo 2020, 11 marzo 2021, Franco Regina, conosciuto ormai dalle cronache per essere stato il paziente 1 di questo terribile virus in provincia di Trapani. Dopo un anno cosa resta e quali sono i ricordi? Allora, dopo l'11 marzo, che è stato per me l'inizio di un calvario, per me ormai è il passato, perché sto facendo ancora riabilitazione, però siamo alla fine, respiratoria, neurologica e muscolare. Ma ora mi sto adoperando per veramente iniziare quel progetto che la vostra emittente stessa ha detto dell'istituzione Long COVID, dove si è visto che una settimana fa proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che ogni 10 pazienti una persona ha bisogno di terapie multidisciplinari, quindi avevo intuito bene per quello che ho passato io e sono contento perché già in Sicilia il Long COVID è stato istituito un'unità operativa al Garibaldi, il dottore di Catania, il direttore generale ha istituito il dottore Fabrizio De Nicola, il nostro ex direttore dell'ASP di Trapani. E ora proprio una notizia imminente che voglio comunicare, quindi sono soddisfatto veramente, che due settimane fa ho incontrato l'assessore alla pubblica istruzione, l'assessore Roberto Lagalla, dove ha voluto che io consegnavo la mia progettualità sui long COVID, come devono essere istituiti, multidisciplinare, e lui si è messo promotore per parlare e fare un'iniziativa a livello regionale con l'assessore Razza. Speriamo che sia tutto bene, che vada bene, perché si è visto che al Gemelli l'hanno fatto, a Genova l'hanno fatto e quindi si è visto che ormai i pazienti hanno postumi gravi da Covid. Ritornando a un anno fa, Franco, quando sei risultato positivo te lo hanno comunicato, allora si conosceva poco il virus, cosa hai provato e se immaginavi che potesse andare in questa maniera con quasi 2 mesi di ricovero? Allora, quando me l'hanno comunicato che è stato proprio il 10 marzo sera, ho avuto la crisi respiratoria, non immaginavo questa gravità. Capivo che diciamo, la malattia era diversa da una semplice influenza, la crisi è micidiale, però al momento dovete capire che quando mi hanno preso l'11 marzo mattina in ambulanza, il tempo di arrivare al Sant'Antonio Abate ho perso conoscenza e mi sono risvegliato il 31 marzo e quindi ho visto che è una malattia distruttiva. Infatti voglio fare questo appello che la soluzione, essendo a tutt'oggi, c'è una terapia, ma una terapia non mirata, altrimenti la sperimentazione del vaccino allungava. Allora la soluzione è vaccinare, vaccinare e vaccinare e ci dobbiamo sbrigare per almeno arrivare al 70% immediatamente per fare la cosiddetta immunità di gregge.